tuta blu, quindi è un blu abbastanza scuro con un grigio abbastanza scuro. E proprio è gol del Follonica al primo tiro. Dopo 16 secondi è Pagnini. 16 secondi. A livello di campionato, chiaramente non di partita, è al primo anno in Italia. E una bella palla servita al fratello che realizza, Renato Castaneira. Quando se ne sono andati 5 minuti, 5 secondi, i due fratelli, Aguilar ora recupera questa palla, rilancia un contropiede 3 contro 2, si scambiano palle, ancora in gol Renato, raddoppio immediato. Quadra, subentrato proprio in settimana, gran tiro dalla distanza di Tomas, para il portiere, ma in contropiede c'è il pareggio immediato di Rodriguez. Fa tutto molto bene Aguilar, gol, grande gol di Aguilar, lasciato un po' libero dai difensori locali quando siamo a 3 dai difensori ospiti. Forte Trissino 0-1, e questo per il momento, attenzione, intanto la pallina va sotto la traversa per l'arbitro e gol Carmazzi, attenzione, l'altro dice di no, a noi non era parso sinceramente. Carmazzi è tornato sui propri passi, Zucchiati intanto davanti a porta, dovrebbe essere rigore, rigore per l'atterramento, come tirerà, tira, para Menichetti, dovrebbe essere parata e la palla, poi magari stiamo qui a guardare però i millimetri, Aguilar atterrato, attenzione, c'è un'espulsione e una punizione di prima. Parte Renato Castaneira, cerca una finta, un'altra, tira malino sul primo palo e Menichetti para. Non è stata, ha proposto praticamente tutti, se non andiamo errati, sì, i giocatori a sua disposizione. Intanto c'è il gol, è il 4-2 di Jara che arriva dopo un minuto e mezzo di gioco. La squadra scatterà un'altra punizione di prima per Correggio, e eccola qua il fallo di Pagnini. Decimo fallo di squadra, cambiato a battere questi tiri, parte Tomas gancio contro gancio, poi mette fuori e quando cerca di ripiazzare la palla a centro area, la difesa del Follonica libera. Intanto c'è una parata su tiro dalla distanza del portiere correggese, che ora però arriva il gol di Martinez, numero 27. Dietro alla meglio il giocatore del Follonica, poi ora c'è un fallo e viene espulso Renato Castaneira. Martinez sulla palla, Martinez tocca e poi realizza, ci sono delle proteste, in effetti c'erano dei giocatori del Follonica partiti prima, la palla dalla dirigenza di Correggio. Jara, posizione centrale, prova un dribbling, vediamo, c'è un'espulsione ancora. Castaneira, la pallina danza ancora, ma c'è un fallo di squadra in attacco di Castaneira. È tirata non tanto bene neanche questa, a dire la verità, 3 contro 4 giocatori di movimento. Ora Jara prova, lotta in mezzo all'area, vediamo un po', rigore per un colpo a Jara, dato, vediamo da chi. Dato da Mario, tiro di rigore, Zucchiati, gol, tirato molto bene a 10.54, Zucchiati. Bravura di Martinez, intanto c'è il pareggio immediato, lo realizza con un tiro diagonale dalla sinistra, Banini,
può tornare in avanti il Follonica. E c'è una deviazione, forse un autogol, cerchiamo di capire. 27 il numero, porta palla Tomas, mette in mezzo per Renato, nulla di fatto, poi gol! Gol di Renato da dietro porta. Gol 6-6. Chiaramente, perché prova a entrare Renato e la infila sul primo palo, ci è parso, no, è Tomas Castaneira. Ed è decimo fallo di squadra di Correggio Dopanti a Saitta, ricordiamo, di Scuola Follonica. Ancora Martinez, questa volta non gli dice nulla, però vediamo un po' cosa decide l'arbitro. È caduto a terra Martinez al primo secondo, poi però Aguilar ci mette una pezza, viene quindicesimo fallo del Follonica. Preferisce tirare, sbaglia la porta, riprende la palla, squadre molto stanche, Correggio praticamente sulle ginocchia. Giaro tiene palla, due secondi, guarda il cronometro e finisce qui la BDL Correggio batte la Banca Crash Follonica per 7-6. Grande esultanza in casa correggese. Ricordiamo, cambiato l'allenatore ad inizio di settimana.